Io credo che questo sia stato il sentimento comune per cui quella riforma, anziché essere un'ancora, è diventata un punto ancora maggiore di incertezza in un contesto che oggettivamente è di grandi cambiamenti e di grandi incertezze. Penso che all'inizio dell'anno scorso, del 2016, se qualcuno avesse detto che la Brexit sarebbe passata, che Trump sarebbe diventato Presidente degli Stati Uniti e che Renzi avrebbe perso il referendum col 60%, gli mettevano la camicia di forza. E invece è quanto è accaduto. E da dove ripartire? Ecco, da un'altra cosa. È così chiaro, e qua vorrei anche sentire Luciano su questo punto, che a noi era evidente che quel progetto di riforma dovesse essere una ricerca faticosa di coesione, dalla quale partire per poi tornare a dividersi su nuove basi e nuove elaborazioni, che noi non solo pensavamo di non farla attraverso il 138, cioè quindi una modifica del 138. Fummo per questo anche accusati di voler forzare il meccanismo referendario. Molti di quelli che ci hanno accusato ci hanno ripensato. Ma addirittura pensavamo che questo potesse associarsi con un referendum popolare, cioè nei nostri propositi, nella nostra idea era quella di raggiungere i due terzi in Parlamento, di fare quella riforma con i due terzi in Parlamento e di far confermare quella unione parlamentare da un voto popolare che in qualche modo sancisse anche l'unità tra le istituzioni e il popolo. Questo era il progetto, poiché in politica i progetti, insomma, sono destinati a fallire, evidentemente anche questo ha fatto quella fine. Qualche responsabilità qualcuno ce l'ha per strada, ed è questa fondamentalmente la ragione per la quale io lo ricordo sempre. La prima volta che ci incontrammo con Valerio in quella riunione, ci vedemmo per scambiarci qualche idea, ci mettemmo tutti e due le mani nei capelli e ci dicevamo: ma come facciamo a lavorare insieme se la pensiamo in maniera diversa su tutto? Ecco, tutto potevo pensare tranne che finissi per scrivere un libro sul no insieme a Valerio, e invece è andata a finire così. Da dove ripartire? Guardate, qui il discorso è che se uno, insomma, lo dice in teoria, sarebbe abbastanza facile capire da dove ripartire. Si potrebbero fare delle riforme di manutenzione minime ma molto significative in pochi mesi. Prima di tutto la riduzione del numero dei parlamentari sarebbe un segno fortissimo, eleverebbe all'antipolitica una grande massa di voti, e poi magari appunto una legge per eleggere una commissione costituente la prossima legislatura con un mandato ben definito. Questo sarebbe, diciamo, la logica. Purtroppo, se poi invece si sta alla realtà, tutto questo è lontanissimo dal poter avvenire. Io mi augurerei soltanto che si possa ripartire dal non fare altre ulteriori forzature, e mi riferisco al fatto che si vada a votare nel tempo più breve possibile, ma con una legge elettorale pensata e che non si distacchi dall'obiettivo massimalista di dare al Paese obbligatoriamente un governo la sera delle elezioni, ma si distacchi anche da un altro obiettivo che mi sembra invece si stia facendo strada in questi giorni, è quello di dare la certezza al Paese di non essere governato il giorno dopo le elezioni. Ecco, magari se riuscissimo a trovare una soluzione intermedia, ricordandoci che la Corte Costituzionale ha fatto quel che doveva, cioè ha creato delle leggi che possono essere applicate come è obbligatorio, cioè non poteva fare una cosa diversa la Corte Costituzionale, era il compito minimo che doveva, ma che questo